Bentrovati da Francesco De Leo e benvenuti alla Voce della Storia, i podcast di Focus Storia, all'insegna dello scoprire il passato per capire il presente. Ci piace presentarvi in questo nuovo podcast un personaggio di cui si parla nel numero di Focus 149, proprio quello attualmente in edicola. Parlo di Fernanda Wittgens, l'anima di Brera, che difese la Pinacoteca milanese dalle bombe alleate e dalle razzie naziste. Noi ne abbiamo parlato con Giovanna Ginex, che è storica dell'arte, curatrice indipendente, ha scritto il libro Sono Fernanda Wittgens, una vita per Brera, edito da Schira. Ecco cosa ci ha detto. Fernanda Wittgens è stata una storica dell'arte, una funzionaria pubblica e un'antifascista attivissima. Nacque nel 1903, entrò a Brera nel 1928, poco dopo la laurea, come custode praticamente, come operaia ventizia, questa era la definizione. E si impegnò subito al fianco di Ettore Modigliani, che era il sovrintendente direttore di Brera all'epoca, con un'attività di ispezione dei beni culturali lombardi. Modigliani si accorse subito della grande bravura e capacità organizzativa di Fernanda e le affidò dei compiti importantissimi, ad esempio il controllo di tutti gli affreschi che erano in pericolo sul territorio lombardo. Questo fu solamente l'inizio però, perché Fernanda si occupò subito anche di Brera e della possibilità di accesso al museo anche da parte di chi solitamente non entrava in un museo. L'idea di Fernanda era quella di un museo vivente, una definizione che prese dalla museologia anglosassone, ovvero di un museo dove le persone entrassero non solamente per ammirare, ma per imparare, per interagire con le opere. La carriera di Fernanda continuò con questo impegno così forte fino agli anni 30, quando ebbe una sua grande possibilità di ulteriore esperienza, organizzando una mostra importantissima di arte italiana a Londra. Questa fu per lei la prova del fuoco, possiamo dire, per una direzione anche di operazioni importanti, ma ben presto purtroppo le leggi razziali e il fascismo impedirono a Modigliani di continuare a lavorare. Modigliani era antifascista ed ebreo e quindi nel 1938 con le leggi razziali fu inviato al confino. Fernanda non si perse d'animo e continuò la sua attività. Nello stesso tempo, con grandi rischi personali, si impegnò nella difesa dei perseguitati politici, anche degli ebrei, mettendo se stessa a disposizione di chi in quegli anni cercava di aiutare queste persone perseguitate. E infatti nel 1943 fu scoperta questa sua attività di antifascismo attivo, fu scoperta per una delazione e fu imprigionata. Ebbe anche un processo molto pesante da parte del Tribunale Speciale dello Stato e fu condannata addirittura a 20 anni di galera. Scontò pochi mesi, 8 mesi, che però furono molto duri, grazie appunto alla liberazione. Nel frattempo però Brera era stata bombardata più volte da bombardamenti alleati anglo-americani e fu distrutta quasi completamente. A questo punto, al ritorno di Fernanda alla guida di Brera, nel 1945, pochi giorni dopo la liberazione, il problema gigantesco fu quello di ricostruire Brera. I fondi a disposizione sembravano sempre essere insufficienti, c'erano da ricostruire abitazioni, scuole, ospedale, ma Wittgens non si diede assolutamente alla macchia, anzi recuperò anzitutto le opere che erano state messe in salvo grazie appunto all'attività di Wittgens e degli altri funzionari, messe in salvo in località protette e che permisero quindi di avere ancora oggi a Brera e in tutto il resto d'Italia gran parte delle opere che altrimenti sarebbero state briciolate dai bombardamenti.
dopo il recupero delle opere, Fernanda si occupò del rifacimento, della ricostruzione vera e propria di Brera, e non solo di Brera, pensiamo ad esempio anche al Cenacolo, nel frattempo era diventata sovrintendente e quindi aveva anche questo compito. Il Cenacolo era stato bombardato sempre nell'estate del 43, era rimasto in piedi miracolosamente il muro portante dell'affresco leonardesco, e quindi divisa entro questi due principali giganteschi compiti, Witkens riuscì a portare a termine la ricostruzione della Pinacoteca, che fu riconsegnata alla città, all'Italia, al mondo, nel giugno del 1950. Abbiamo terminato, vi ricordo che potete ascoltarci su YouTube, su Spotify, su Spreaker, semplicemente cercando La Voce della Storia. E se vi è piaciuto il nostro podcast, scrivetecelo nei commenti, cliccate su mi piace, condividetelo con i vostri amici. Ma non dimenticate, per rimanere sempre aggiornati con i nostri podcast, di iscrivervi al canale. In descrizione, proprio sotto il cursore, trovate tutti i canali social di Focus Storia e, per chi fosse interessato, anche un'offerta abbonamento alla rivista di 6 mesi, pensata proprio per i nostri ascoltatori del podcast. Come sempre, per scoprire il passato e capire il presente. A prestissimo.